3 febbraio 1468. Muore a Magonza Johannes Gutenberg, autore della prima copia stampata di un libro, la Bibbia, primo bestseller della storia. Di famiglia nobile, negli anni precedenti la grande invenzione dei caratteri mobili, esercitò il mestiere di orafo. Tra il 1436 e il 1440 creò i caratteri a stampa, un'invenzione che avrebbe completamente cambiato la conoscenza e la diffusione della cultura nel mondo intero. Fino ad allora, infatti, i libri erano manoscritti, ossia copiati a mano, parola per parola. Il metodo a stampa di Gutenberg parte da singoli cubetti di metallo con in rilievo una lettera dell'alfabeto rovesciata. Il disegno dei caratteri imitava la scrittura gotica, la più usata all'epoca in Germania. Disposti l'uno accanto all'altro su un'intelaiatura, i moduli compongono le righe della pagina in negativo, che spalmate d'inchiostro vengono premute su un foglio con uno strumento simile a quello che si usava per la spremitura dell'uva. Una volta ottenuto il numero di copie della pagina previsto, i caratteri vanno riposti, lettera per lettera, in uno specifico cassettino. Dopo aver stampato e venduto testi di studio, Gutenberg si dedica completamente a un progetto ambizioso, la Bibbia. Tra il 1454 e il 1455 esce la prima edizione. La diffusione è immediata, un bestseller, diremmo oggi. 40 copie furono stampate su pergamena, 140 su carta di canapa. Questo capolavoro d'arte tipografica viene venduto in fogli ripiegati, rilegati in base al gusto dell'acquirente. Nel medesimo lasso di tempo, un amanuense sarebbe riuscito a realizzarne due soli esemplari.